Uomini e Donne News, Sara in lacrime, la confessione su Nicola. Sara Fifella di Uomini e Donne ripensa e parere dei genitori su Nicola Panico e scoppia a piangere. L'ultima registrazione di Uomini e Donne, per quello che concerne il trono rosa, è stata piuttosto ricca di contenuti. Dall'inizio del percorso di Sara Fifella e Niloufar Haddati il corteggiatore Lorenzo che avevamo già visto nei panni da corteggiatore ai tempi di Ludovica Valli non si è dichiarato ancora per nessuna delle due ragazze. A tal proposito la Riccia ha preso una decisione molto importante, non lo porterà più in esterna finché non si dichiarerà per lei. La tronista sta uscendo anche con Luigi, definito da molti il migliore amico di Sara, eppure dovrebbe essere il più temuto dai corteggiatori in quanto porto sicuro per la tronista. Dopo un particolare ballo, dove Sara e Lorenzo sono molto vicini tra loro, Emanuele decide di eliminarsi. A far scattare la molla è stata proprio la Fifella che, dopo una battuta di poco gusto, lo ha invitato a lasciare lo studio. L'ex concorrente di Temptation Island è molto determinata nel cercare l'amore e se qualcuno non le sta bene lo elimina senza pensarci troppo. A tal proposito la padrona di casa, Maria De Filippi, spiega cosa cerca Sara in un uomo. Inevitabilmente tira in ballo anche la mamma e lei scoppia a piangere. Il motivo del pianto è legato alla sua storia precedente con Nicola Panico, il ragazzo con il quale ha avuto una storia di 5 anni. La tronista ha paura di deludere nuovamente i suoi genitori perché da sempre contraria alla sua vecchia storia. In sostanza ai genitori non piaceva Nicola e non volevano stesse con lei, riporta il vicolo dell'Enefs.it. Di fronte al pianto della bella tronista, Emanuele che nel frattempo aveva abbandonato lo studio rientra per abbracciarla e per ballare con lei, seppur sia molto arrabbiato. Il rapporto amore-odio tra Sara e Lorenzo di Uomini e Donne. Tra Sara Fifella e Lorenzo Riccardi è un rapporto amore-odio. I due si piacciono ma non riescono a trovare un punto d'incontro a causa dell'indecisione di lui. Il corteggiatore, infatti, non è ancora dichiarato per nessuna delle due troniste. Nell'ultima registrazione però che è stato un ballo tra i due molto particolare. Addirittura Riccardi ha affermato che, durante quel momento, Sara gli ha confessato di esserle mancato. Riusciranno a trovare un punto d'incontro?